Ciao a tutti, dunque scusate solo un attimo, ok, tutto è pronto e vi posso parlare, mi metto qui tranquilla e vi parlo. Dunque, volevo parlarvi un po' di me, perché ho pensato un po' a quello che sono, insomma. Dunque, io dato di fatto sono una malata cronica perché ho la tiroidite di Hashimoto. Questo per rispondere al motivo per cui i miei denti sono gialli. Io non so come facciate a vedere i miei denti in, non so, 2 centimetri forse di telecamera e a questa distanza. Comunque, se riuscite a vedere che li ho gialli, complimenti per la vista. Cioè, io in un uomo guarderei qualcosa d'altro, ma sono gusti, mi rendo conto. Quindi questo è il motivo per cui i denti gialli. E comunque sì. Siccome mi hanno chiesto, anzi mi hanno redarguito perché ho i denti schifosi gialli, di lavarmeli, io me li lavo più volte al giorno. Passo anche il filo interdentale, se, tanto non è un segreto, posso dirlo, ma i miei denti sono così. E, cara grazia che ci sono ancora perché questa malattia cronica che ha porta soprattutto le gengive a sanguinare moltissimo, quindi c'è anche il rischio di perdere i denti. Almeno li ho gialli, ma vaffanculo, li ho ancora. E servono qualcosa. Quindi non sarebbe una cosa così difficile se io perdessi dei denti. Speriamo che non succeda mai facendo corna. Scusate, ecco. Un'altra cosa che sì, è vero, parlo un italiano che fa schifo. Ogni tanto sbaglio qualche congiuntivo, nonostante il fatto che abbia studiato tantissimo. Questo è dato da due motivi. Prima di tutto che ho avuto un periodo critico alle medie dove non studiavo. E col cacchio che ho imparato il congiuntivo. Quindi niente, quello è andato male. Se sbaglio l'italiano, può anche essere il fatto che io sono un po' da 12 anni all'estero, non so se avete presente. Quindi questo è una cosa che può succedere tranquillamente. Poi io penso che ci siano altre persone che sbaglino ad esprimersi, eccetera. E anche molte volte non mi viene diciamo la parola corretta in italiano, cioè sono un pochettino più lenta. Comunque questo mi crea degli scompensi. No, assolutamente io me ne fotto. Me ne fotto della gente che mi dice questo. Volevo soltanto chiarire. Poi c'è anche questo il fatto che ogni tanto faccio dei video, anzi molto spesso faccio dei video un pochino controcorrente, un pochino trasgressivi. Io non li trovo trasgressivi, io dico quello che penso, poi fate voi. E quindi, ah, oh, tu lanci la pietra e nascondi la mano. No, se una persona secondo me esagera, io la blocco, punto. Cioè, anche perché dopo un po' insulti così, soprattutto contro i gay, mi danno fastidio. Fatevi gli affari vostri e crescete, ragazzi, è solo questo. Secondo me siete anche degli omosessuali repressi perché non è possibile odiare una categoria di persone che a me personalmente non mi ha mai fatto del male. Poi volevo rispondere anche a questa cosa. Ah, tu sei un ipocrita perché se avessi la sorella lesbica la sfanculi. Allora, io non ho sorelle, mi dispiace. Mio fratello, da quello che ne so io, è etero. Non ho omosessuali a casa mia. Avevo un buonissimo amico che mi ha confessato di essere gay. Per rispetto a lui non dico il nome. Perché sono fatti suoi. E io gli ho detto benissimo, quindi da oggi in poi parleremo di uomini anche. E il nostro rapporto non è assolutamente cambiato. Era mio amico, è mio amico, punto. E tra l'altro ti saluto. Ciao. Ho fatto un video provocatorio che ha avuto leggermente successo. Sì, quello della Germania non è il paradiso, ma neanche l'Italia è un paradiso. Nessuna nazione è il paradiso. Era un titolo che mi è venuto in mente di fare. Cioè, per una volta che ho azzeccato il titolo, mi sono arrivata una marea di persone che hanno insultato. Io un po' la gente la lascio fare, poi quando mi rompo inizio a bloccare le persone, anche perché. Ci può stare che una persona ogni 2 o 3 mesi abbia un suo periodo in cui è particolarmente nervosa e non vuole vedere certe stronzate scriverle. Ecco, questo è quello che avevo da dire. Dopodiché, ragazzi,
Io posso fare tutti gli errori che voglio, posso fare cagate tutto quello che voglio, posso persino essere una persona squallida. No? Non seguitemi, no? Sarebbe la prima cosa che mi viene in mente, cioè non siete obbligati. Ma a parte quello, perché io dovrei star male per le cazzate che scrivete voi quando, cioè, le cose che volevo raggiungere dal punto di vista della formazione, dell'imparare le lingue, le ho raggiunte? Dovrei essere soddisfatta, lo sono. Non sono arrivata proprio al massimo, questo lo devo ammettere, ma sono ancora viva, quindi non mi comporta niente. Non mi comporta delle insicurezze. Il fatto che io sia brutta, secondo voi, vabbè, questa è una vostra opinione, ci può stare, frega un cazzo. Dico solo che con la malattia che ho sono ancora fortunata ad essere relativamente magra perché potrei essere veramente così. Ecco. Quindi no. E poi c'è il fatto che io vedo altre cose importanti, altre cose molto più importanti rispetto a fare la fotomodella, anche perché, cioè, scusate se mi viene da ridere, però anche quando ero molto più giovane avrei dovuto mettere i trampoli perché sono bassa e vorrei vedere se tutti i miei hater sono dei giocatori di basket professionisti, perché sono tutti belli quando sono dietro a un computer, sono tutti perfetti. E poi stanno tutti con delle russe stupende, queste russe qua non si sa chi siano. E soprattutto, una cosa, al mio hater preferito. Tu avrai 18-19 anni, ma tu pensi veramente che questa te la sposi? Cioè, a meno che non succeda un miracolo, questo è impossibile al mondo d'oggi. Non siamo più nel 1945. Cambierai altre 3 o 4 ragazze e bestemmierai molto probabilmente contro questa russa che tu stai amando. Che è questa donna, tipo, sta diventando una musa, oppure sta diventando tipo la Beatrice di Dante, no? Questa donna che lui ha incontrato forse 2 o 3 volte nella vita ed è impazzito completamente. È la stessa cosa sei tu. Tra l'altro ho molti dubbi sull'esistenza di questa fantomatica ragazza. Comunque la saluto, eh. Un bacione a tutti. E vorrei dire una cosa. La malattia che ho non è proprio la cosa più bella che ti possa succedere, ecco. E quindi se mi odiate, sappiate che anche la mia vita forse non sarà lunga come quella di mia nonna. Mia nonna è vissuta fino ai 91 anni, ecco. Io me ne andrò molto prima. Quindi già il fatto che la mia vita sarà almeno tagliata di un terzo, più o meno, non sono molto ottimista, ma credo che succederà così, non è abbastanza? Ciao ciao e ci vediamo!